Ma buongiorno ragazzuoli e bentornati in questo nuovissimo video di Allo Fishing. Oggi siamo tornati qui nel garage a costruire qualcosa. E cosa costruiamo? Nella Allo Caverna. Cosa costruiamo? Costruiamo una nassa per il belly. No Ale, no, costruiamo una nassa per il belly. Decisamente meglio. Direi. Piccola precisazione, la nassa morbida, quindi come quella che vi ha appena mostrato Alessio, non si può più usare nelle gare ufficiali in belly boat. Questo perché stressava il pesce e tutta una serie di cose. Di conseguenza non basta più prendere quella, legarci un tubo e siete a posto. Dovete farne per forza una rigida. E siccome non è difficile, però comunque un po' di lavoro ci vuole, adesso vediamo come si fa. Quindi ragazzi, vediamo insieme il materiale che ci serve per costruire questa fantastica nassa, partendo dalla struttura. La struttura è una cesta per il pane, in realtà non è l'unica utilizzabile. Il regolamento del campionato italiano da belly boat dice che basta una cesta forata di misura 46x30 sulla base minore e 30 di altezza, quindi se dovesse essere trapezoidale si conta la base minore. Ad esempio possono venire utilizzate le ceste per la raccolta delle olive, che sono anche quelle forate ovviamente in modo diverso, oppure anche le ceste quelle ripieghevoli, purché appunto siano al di sopra di queste misure. Le ceste pieghevoli hanno il pregio che si piegano e quindi occupano meno spazio, però questa, la cesta per il pane, è quella che in generale la quasi totalità dei pescatori preferisce. Parlando di pane, anche il coperchio è quello che viene utilizzato nei panifici o nelle pizzerie per coprire le teglie con dentro l'impasto. Quindi dove trovate questa cesta generalmente trovate anche questo coperchio, che si adatta leggermente più piccolo, abbastanza bene. Dopo vi facciamo vedere con tutte le varie modifiche che questo coperchio è perfetto per questa cesta. Oltretutto ci servirà ovviamente il nostro bellissimo tubo da piscina, che renderà il tutto galleggiante. Dal regolamento non c'è scritto se il tubo deve essere messo all'interno o all'esterno della cesta. Noi per comodità lo metteremo all'interno. Dopodiché vari strumenti per il fissaggio, tipo fascette, silicone per incollare l'isolante, cordino che serve sempre, cerniere in acciaio inox, mi raccomando che sennò con l'acqua si arrugginiscono, oppure in alluminio se le trovate, un paio di moschettoni, una staffa a T e poi, come ha già detto lui, in realtà non l'abbiamo qua sul tavolo, del materiale isolante, perché tutto il coperchio deve essere rivestito, anche anche la finestrella che andremo a ritagliare poi deve essere completamente rivestito con almeno un centimetro di spessore di materiale isolante, mi raccomando. Quindi andiamo a costruire questa nassa. Andiamo. Ok ragazzi, per prima cosa ci prendiamo solamente il coperchio della nostra nassa. Ci andiamo semplicemente a centrare con il vostro strumento di misura preferito le due cerniere sul coperchio, che teniamo da questa parte più vicino possibile al bordo della cesta. In questo modo la plastica è più resistente possibile e ci terrà più saldamente le due cerniere. Dall'altra parte inseriamo la staffa a T, anche questa vicino al bordo, che ci servirà poi per aprire la nostra finestrella. Per le dimensioni della finestrella, da regolamento non ci sono misure minime o massime, quindi tra virgolette cercate la misura che più vi aggrada soprattutto, che è più comoda per voi, e ve la andate a riportare sul vostro coperchio della nassa. In questo caso andremo a realizzarla di circa 30 cm per 26, quindi con la nostra squadra ci riportiamo tutte le misure. Ragazzi, adesso che abbiamo la sagoma della nostra finestrella disegnata sul coperchio, ci andiamo a prendere semplicemente un taglierino, visto che lo spessore di questo coperchio non è eccessivo, e andiamo a ritagliare tutto quanto, magari usando una squadra come linea guida. Andiamo. Like butter. Cheat. O forse no. Ragazzi, adesso che siamo riusciti con non poca fatica a tagliare la nostra finestrella, ovviamente dobbiamo andare a
fare i buchi per fissare la staffa e le cerniere. Quindi trapano, non so con che punta, ma Ale dice che va bene. E ci siamo segnati i punti dove fare ovviamente i buchi e adesso andiamo a bogare. Ok ragazzi, abbiamo limato un po' la nostra sagoma della finestrella in modo da dargli un pochino di gioco e quindi rendere possibile il movimento rispetto al coperchio senza troppi intoppi. Adesso andiamo a rivettare, come nel video della NASA, che se non avete visto vi lasciamo qua sotto il link in descrizione, andate a recuperarlo. Il video della NASA è questo. Il video del portacanne, volevo dire il video del portacanne, ragazzi, è ovvio. E adesso andiamo a rivettare le cerniere, io qua ne ho già rivettata una al coperchio. E poi andremo ovviamente a rivettare l'altra parte sulla nostra finestra, in modo che appunto possa aprirsi e chiudersi senza problemi. Ok ragazzuoli, adesso che abbiamo fissato le nostre due cerniere, ci prendiamo l'ultima staffa a T che ci servirà come manico per andare ad aprire il coperchio. Quindi abbiamo già eseguito i fori e ci basterà soltanto andare a rivettare tutto. Ultimo passaggio ragazzi, con semplicemente una vite e un piccolo dadino andiamo a crearci un pomello per andare ad aprire più agevolmente il coperchio della NASA. Non riesco. Ok. Una volta che abbiamo finito il coperchio e si apre, prendiamo semplicemente un pezzo di polistirolo, di foam o di qualsiasi materiale isolante con spessore minimo, mi raccomando, di 1 centimetro. Andiamo dalla parte interna del nostro coperchio e andiamo a fissare il nostro materiale isolante, quindi manca un pezzettino, con un po' di silicone. Mi raccomando, non usate colle troppo strane perché potrebbero sciogliere il polistirolo. Una volta incollato dovremmo lasciarlo asciugare completamente, che seguendo le istruzioni della colla sarebbero 24 ore, ma noi ci portiamo leggermente avanti tagliando il materiale isolante attraverso lo spazio della finestrella. In questo modo riusciamo a far aderire meglio il materiale alla finestrella, che è il punto in cui si potrebbe staccare più facilmente aprendo e chiudendo il coperchio. Bene ragazzi, fatto il coperchio, cioè incollato il materiale isolante al di sotto di quello che sarà il coperchio della nostra NASA, abbiamo quasi fatto in realtà, non manca tante due fascette, qualche fascetta, pezzi di tubo galleggiante giustamente per far sì che la NASA galleggi. Davvero? Ma va? Ma no, ma va? Che storia. Le fissiamo con le fascette e poi in realtà ci manca solamente da creare quello che sarà tutto il supporto per legarlo, per legare la NASA al belly. Quindi adesso non perdiamo altro tempo e andiamo a tagliare. Quindi ragazzi, i tubi sono già tagliati e tutti in posizione, sono leggermente sovradimensionati in modo che col caldo, se si restringono, se succede qualcosa, restano comunque dentro. Adesso per sicurezza li fisciamo. Siamo in tema con delle fascette alla cesta. Ok ragazzi, adesso che abbiamo fissato tutti i nostri tubi qua dentro, facciamo attenzione perché il silicone sta ancora asciugando, appoggiamo il nostro coperchio sulla cesta senza le dita di Luca sotto
E adesso possiamo procedere con il trapano a forare per andare poi a inserire i cordini che faranno da cardine barra cerniera per tutto il coperchio, mentre poi avremo la nostra finestrella. Finestrella. Finestrella che si era incollata anche quella. Adesso non ci resta che prendere due moschettoni, un po' di corda e non fare nient'altro che legare tutti e due i moschettoni allo stesso cordino, ad un'estremità e ovviamente all'altra. Uno di questi due moschettoni verrà legato alla nassa, ai buchi della nassa, in modo da ovviamente averla sempre a portata di mano. L'altro lo potete attaccare agli anelli a D, a forma di D, che ci sono sui belli, quelli per farvi capire dove si attaccano anche i portacanne. E questo farà sì che abbiate la nassa sempre attaccata, ovviamente, e ve la trasportate in giro, ma allo stesso tempo, se dovete infilarvi in qualche spot intricato o cose varie, la potete lasciare tranquillamente lontana, fuori dallo spot, e di conseguenza pescare molto più comodamente. Esatto. Un piccolo passo per l'uomo, ma un grande passo per Alofish. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video, anche oggi con non poca fatica nel costruire tutto. Tanto lo facciamo in un'oretta, sì. Ormai è il nostro motto, tanto lo facciamo in un'ora. Sono solo le 23.43, ma fa niente, abbiamo iniziato oggi pomeriggio. Sì, no, ma non niente, cosa vuoi che sia? Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace qua sotto, un commento, iscrivetevi al canale e attivate quella campanellina che c'è lì di fianco, così almeno restate aggiornati su tutti i video che pubblichiamo ogni giusto, volta. Giusto. Poi, ovviamente, visto che la nostra rubrica Se non esiste ce lo costruiamo è sempre attiva, se avete dei consigli o qualche richiesta per qualcosa di costruzione, qua sotto nei commenti siete liberi di chiederci o almeno suggerirci che cosa volete vedere costruito. Dobbiamo dire una cosa importante. Sì, super novità, anzi. Da poco tempo, tempo che editiamo questo video, quindi da poco tempo, sono online sul sito NoZero le magliette di Alofishing, non ufficiali, queste, non queste. Quelle proprio con logo bello. Quindi vi lasciamo qua sotto in descrizione anche il link per l'acquisto delle magliette. Fateci sapere se vi piacciono, che noi vi porteremo qualcosa di nuovo che non avete ancora visto. Ci stiamo lavorando. Mi raccomando ragazzi, seguiteci anche su tutti i social per non perdervi aggiornamenti tipo quello che abbiamo fatto poco fa su come costruire questo bellissimo portapesci. Portapesci, non riusciamo a dirlo perché stavi dicendo portacanne. A dire portacanne. Ecco, abbiamo un video anche sulla costruzione del portacanne del Belly Boat, andate a recuperarlo qui sotto. Mi raccomando, e noi ci vediamo alla prossima costruzione.